l'idea era quello di scegliere uno che magari tirato fuori dal giornale era uno più in vista, perché ammazzando un quarantenne nessuno ci faceva caso, già. Ammazzando un vecchio nessuno ci faceva caso. Cioè tu sei uscito da Piazza d'Armi con l'idea di ammazzare qualcuno, questo stai dicendo? In verità ho la testa che continuava a frullare gli stessi pensieri. Per il fatto che non potevo più vedere mio figlio, perché quella gli ha fatto chiamare papà un'altra persona, le solite cose. Qual è il passaggio per cui arrivi a un certo punto che ti alzi e dici adesso ammazzo uno che abbia queste caratteristiche? No? Poi dopo vediamo. Quello è arrivato dopo, io ho voluto ammazzare per il semplice fatto che per me la cosa più sacra nella vita sono i figli. A che distanza lo vedi? Quello è vero. Cioè lo vedi quando ti passa davanti oppure lo vedi che sta arrivando... dice quello giusto. Sì, lui ha già superato il fattore, sai che se io mi alzo lui si gira, quindi sì. Io mi alzo tranquillo. Ti passa davanti. Lo raggiungo, gli passo leggermente davanti, gli do il colpo al collo, guardo meglio se glielo ho dato bene, mi ricordo. Poi niente. L'ho superato, lui già faceva fatica a respirare, perché pensava come respiro, non respirava, si è accasciato a terra, ma perché a me mi hanno ucciso l'amore, quindi... Ma la mia questione era molto semplice, io volevo prendere a Torino un ragazzo, giovane quanto me, togliergli tutte le promesse di figli che avrebbe voluto fare, togliergli le generazioni che avrebbe pensato di fare, togliergli l'amore ai suoi genitori, e boh, così sta. Quello era il mio intento. Come mai sei venuto oggi qua? Che non avevo più voglia di vivere. Più zero.
I'm going to go to the